Ciao a tutti amici di Tecnologia su Misura e benvenuti in questo nuovo video in cui sostanzialmente faremo un unboxing e una recensione di questa tastiera che è la CM Storm Trigger Z. Come vedete non c'è solo questa tastiera perché poco tempo fa, come potete vedere, questa è la tastiera che avevo acquistato e è la CM Storm Quickfire Ultimate. E l'avevamo acquistata soprattutto perché avevo intenzione di provare una tastiera meccanica e anche chiedersi se valeva la pena, appunto, se spendere una cifra abbastanza relativamente importante, intorno alle 100 euro, appunto, per affidarsi a una tastiera con attuatore di tipo meccanico oppure rimanere a un'economica a membrana. E dopo sono passati credo almeno un paio di mesi, adesso non ricordo quando ho fatto l'upload di quel video. Però posso affermare con certezza che una volta che si passa una tastiera meccanica, assolutamente non c'è più intenzione di tornare indietro. E invece cosa è successo? Che Cooler Master ci ha contattato e ci ha chiesto appunto di recensire questa nuova Trigger Z e quindi ne approfitto per ringraziare Cooler Master anche per la fiducia che ha avuto nei nostri confronti, appunto per regalarci questo sample da recensire. E quindi approfittiamo subito e passiamo all'unboxing di questa nuova tastiera e cercheremo anche di fare un confronto tra i due modelli e possiamo già cominciare a descrivere le prime differenze. E sostanzialmente in questa Quickfire Ultimate abbiamo una completa retroilluminazione su diverse intensità. Poi vi invito anche a vedere il video dedicato di questa tastiera. La Trigger Z diciamo che è una tastiera di fascia superiore e cosa aggiunge rispetto a questa che adesso mettiamo in secondo piano? Possiamo vedere sulla confezione che aggiunge un processore integrato a 32 bit da 72 MHz. E questo ci consentirà di implementare addirittura un firmware interno per implementare diverse funzioni che poi le testeremo perché non sappiamo ancora moltissimo di questa tastiera. Questa qua è solamente la prima parte, poi ci sarà una parte più descrittiva dopo che appunto avrò avuto l'opportunità di provarla per diversi giorni. E inoltre abbiamo la possibilità di impostare 5 profili differenti per un totale di 75 macro, quindi potremo impostare 15 macro differenti per ogni profilo e questo è sicuramente una funzione molto utile per diversi giocatori. E altre feature, devo ancora vedere bene come se vi è una differenza nella retroilluminazione rispetto al modello precedente, insomma, sono tutte caratteristiche che scopriremo immediatamente dopo l'unboxing. Quindi apprestiamoci ad aprire la confezione. Sposto la vecchia tastiera e apriamo la scatola e vediamo un po' di cosa si tratta. All'interno abbiamo il solito cavo USB che è placcato in oro. Abbiamo i soliti foglietti illustrativi e poi abbiamo la solita pinza di plastica che ci servirà appunto per rimuovere singolarmente tasto tasto per poter o sostituire i tasti stessi oppure per pulire accuratamente la tastiera. Ma adesso abbiamo già finito, diciamo, gli accessori che sono forniti e veniamo al pezzo forte, cioè la tastiera vera e propria. Togliamo le imbottiture. Tra l'altro è imbottita abbastanza bene, quindi non dovrebbe esserci rischio che venga assolutamente danneggiata nel corso della spedizione. Qui abbiamo un inserto che è in plastica gommata che ricorda vagamente il Nexus 5 se avete avuto a che fare con quel tipo di telefono, insomma, che dà un buon grip e una buona comodità anche senza averlo provato, ma intuitivamente al tatto, diciamo. E adesso veniamo alla tastiera vera e propria. Eccola qua. Vediamo di metterla in questo modo e adesso confrontiamola con il layout precedente.
Ricordiamo, vedete che sono molto simili, cambia sostanzialmente per la differenza della presenza di tasti macro, e sostanzialmente, almeno a primo impatto, i tasti sembrano disposti allo stesso modo. E ricordiamo che la tecnologia dei tasti è Cherry MX Brown per entrambe le tastiere. Brown cosa significa? Significa che si ha un leggero feedback alla pressione, cioè si capisce, cioè dopo circa 2 mm di corsa, quando l'input verrà registrato e non si dovrà attendere la pressione di tutto il tasto, a differenza delle black o delle red che invece hanno un andamento lineare, ovvero che non c'è nessun feedback alla pressione. E a differenza invece delle Cherry MX Blue non si ha un feedback diciamo audio, nel senso che non si percepisce un click quando viene registrato l'input, ma si percepisce solo una piccola resistenza appunto dopo 2 mm di corsa, e la pressione totale perché venga registrato l'input è di 45 grammi. E invece ricordiamo che le black hanno bisogno di 60 grammi di peso perché venga registrato l'input, e invece le red dovrebbe essere o 55-45 grammi, però sempre con lo scorrimento lineare. E un'altra differenza che avevo visto documentandomi su Google, facendo qualche ricerca, e questa è in favore della Quickfire Ultimate, cioè che praticamente il cavo USB poteva passare attraverso degli incavi nella parte inferiore, mentre in questa nuova tastiera invece il cavo USB viene attaccato normalmente in questa zona. Naturalmente dipende sempre come l'appoggiate e non è necessariamente un difetto, però diciamo che preferisco in questo caso la soluzione della Quickfire Ultimate. E come ultima differenza che avevo notato è la presenza, in questo caso di soli 4, che comunque garantiscono un'ottima presa su qualunque superficie, però sulla Quickfire Ultimate sono presenti solo 4 pad di gomma per aderire, mentre in questo caso ne abbiamo addirittura 6, e ci aspettiamo che appunto ci sia ancora una maggiore stabilità in fase di gaming, di scrittura, e quindi che non si sposti dalla superficie sulla quale è appoggiata. Comunque lascio qui in primo piano, non ci rimane altro che testare questa tastiera e appunto vedere se garantisce le prestazioni che promette. Eccoci ritrovati amici, abbiamo montato la tastiera, l'abbiamo provata per qualche giorno al fine di capire bene, comprendere bene quali sono le sue caratteristiche e come funziona e come sfruttarla al meglio. Innanzitutto ci dedicheremo a esaminare le feature a disposizione direttamente dal dispositivo. Successivamente cercheremo di analizzare meglio anche il funzionamento del software di gestione. Innanzitutto vediamo i tasti funzione che abbiamo a disposizione. Sono i classici, ma che se abbinati alla pressione del tasto FN, del tasto function, permetteranno di usufruire di funzioni accessorie. Ad esempio possiamo diminuire o aumentare la luminosità della tastiera. Come potete vedere abbiamo diversi livelli a disposizione, abbiamo diverse modalità di illuminazione a disposizione, questa esegue una sorta di pulsazione, sono le stesse funzioni che c'erano anche sulla Quickfire Ultimate, queste che sto mostrando. Oppure possiamo illuminare esclusivamente i tasti macro e i tasti WASD, in modo queste qua sono principalmente per le sessioni di FPS, questo tipo di illuminazione. Oppure torniamo alla illuminazione classica originale, possiamo disabilitarla o abilitarla a nostra discrezione. Poi abbiamo a disposizione 4 pulsanti per l'accesso diretto alle funzioni multimediali e 3 pulsanti per disabilitare, aumentare e diminuire il volume. Oppure abbiamo la possibilità, anche sempre come avveniva anche sulla Quickfire Ultimate, di disabilitare il tasto Windows in modo da non uscire erroneamente
dalle sessioni di gaming. Inoltre abbiamo, grazie al processore ARM 32 bit da 62 MHz, abbiamo anche la possibilità e una ricordiamo anche una memoria da 128 KB onboard direttamente sulla tastiera di usufruire di 5 profili differenti. Ogni profilo, ricordiamo, possono essere abbinate fino a 15 macro. Perché 15 e invece abbiamo solamente 5 tasti macro dedicati? Perché praticamente ogni tasto di questa tastiera è programmabile e per farlo poi lo vedremo successivamente tramite software. Comunque, per switchare da un profilo all'altro sarà sufficiente tenere premuto il tasto function e poi selezionare appunto un tasto dall'1 al 5, dove ad esempio il 2 corrisponderà al profilo 2, il 3 al profilo 3, eccetera eccetera. E quando cambiamo profilo, come vedete, la tastiera emette una pulsazione se passiamo da un profilo all'altro. Invece questa tastiera, come ultima funzionalità principale, ci permette di registrare le macro direttamente on the fly, come si suol dire, senza passare per il lato software. Naturalmente poi il driver rileverà le macro registrate sulla memoria direttamente della tastiera. Per farlo, come si fa? Basterà tenere premuto il tasto function e alt, dove sotto il tasto alt vedete la scritta macro, quindi tenete premuti i due tasti. E come vedete, dopo un certo lasso di tempo, questa spia si illumina a intermittenza. Questo significa che la tastiera è pronta per registrare. Quindi possiamo tranquillamente digitare una macro a piacere, e scrivo ciao. Dopo che abbiamo finito di registrare la macro, ripremiamo ancora Fn e Alt. A questo punto si noterà una leggera variazione nel lampeggio, e quindi sarà sufficiente assegnare la macro a uno dei tasti che abbiamo qui sulla sinistra. Quindi premiamo M1 ad esempio. Dopo che avremo premuto M1, come vedete, la spia smetterà di lampeggiare. E ultima caratteristica che ci eravamo dimenticati di dire in fase di unboxing è che questa tastiera supporta un 64KRO. Significa che questa tastiera, grazie al suo processore integrato, è appunto in grado di gestire 64 input simultanei, e come sempre sono numeri assolutamente, non dico senza senso, ma considerando che noi abbiamo solo 10 dita, difficilmente riusciremo a dare più di 10 tasti simultaneamente. Comunque tutto questo dato sta a dimostrare che assolutamente non avremo alcun problema di interferenza e avremo sempre a disposizione la massima precisione possibile in fase gaming o in fase di battitura. Con questo abbiamo finito questa parte, ci dedicheremo ora all'analisi del lato software di questa tastiera e poi ci appresteremo a illustrare le nostre conclusioni. Eccoci arrivati in questa fase quasi conclusiva della nostra panoramica sulla tastiera Trigger Z, nella quale ci concentreremo sul lato software per appunto gestire questa periferica. Come potete vedere abbiamo a disposizione tre pannelli, nel secondo dei quali gestiremo i profili, nel terzo gestiremo la registrazione delle macro tramite software, mentre nel primo ci occuperemo di dare una funzione specifica a ogni singolo tasto. Con pochissime limitazioni, infatti, questa tastiera è totalmente programmabile, appunto grazie al processore onboard. Andiamo a vedere, prendiamo un tasto a caso, ad esempio la lettera R, e possiamo vedere che abbiamo diverse opzioni, diciamo 5 di personalizzazione e una per far ritornare il tasto alla funzione di default, nel caso naturalmente ci incasinassimo troppo e quindi possiamo tornare alla funzione di default molto facilmente. Comunque, in sostanza, possiamo prendere un tasto e ad esempio dargli la funzione di un altro tasto. Ad esempio, se invece della lettera R volessimo farla diventare una J, ad esempio, facendo così la impostiamo, e naturalmente potete vedere che ogni modifica che noi apporteremo viene riportata nella barra qui di destra, ed è una cosa molto comoda appunto per ricordarci tutte le modifiche che sono state effettuate. Naturalmente possiamo anche
dare un colore diverso per ogni tipo di modifica, in modo da ricordarci appunto immediatamente visivamente i tasti che sono stati modificati, e questo è davvero molto comodo, ci permette di differenziare le varie funzioni, che siano macro, tasti singoli o come altro vedremo. In questo caso invece potremmo naturalmente assegnare una macro qualsiasi, e ricordiamo che queste, con questa stringa strana, sono in realtà le macro che non sono state nominate in automatico, perché sono state generate direttamente dalla tastiera e non via software, e quindi il processore gli dà automaticamente questa stringa testuale, che poi naturalmente sarà possibile modificare andando nel terzo pannello Macro Studio. Comunque, in questo caso, ad esempio, potremo tranquillamente assegnare una macro al tasto T. Anche in questo caso possiamo evidenziare le macro in arancione per comodità. E inoltre potremo anche dare a un tasto una funzione avanzata. Questa funzione in pratica ci consentirà, ad esempio, di modificare il volume, una cosa quasi inutile perché ce l'abbiamo, abbiamo già questi comandi nei tasti F10 e F11, ma comunque è una funzione in più. Potremo accedere, come vedete, alle funzioni multimediali, oppure accedere direttamente al browser, ai segnalibri preferiti, Windows Explorer, la calcolatrice, accedere al client mail, oppure mandare in riposo, oppure questo, il tasto power non l'ho ancora provato, non so se se spegne il computer, o comunque sarà pressoché qualcosa del genere, o lo accende. Questo non lo so, sinceramente non l'ho ancora provato perché non mi interessava particolarmente, però se la comprate lascio a voi insomma questo compito. E naturalmente potremo gestire, come abbiamo visto, 5 profili differenti, e per ciascun profilo naturalmente potremo rinominarlo e assegnargli anche un'immagine, in modo da poterlo riconoscere sempre intuitivamente. E ecco, mi stavo dimenticando di dire che a ogni tasto potremo anche assegnare la funzione di lancio di un programma qualsiasi. In questo caso ho C più Z, possiamo anche provare a attivare questa funzione. Adesso non mi ricordo più, al tasto U. Ok, perfetto. Praticamente per salvare tutte le impostazioni direttamente sulla memoria della tastiera è necessario chiudere il programma, e a questo punto vedrete la finestra che è tastiera in programmazione, e questa operazione richiederà fino a un tot di secondi. Quindi adesso vado a selezionare il profilo 1 e, premendo il tasto U, come potete vedere, mi viene lanciato automaticamente C più Z, e naturalmente queste funzioni sono davvero comode. Non ho mai avuto una tastiera personalmente che facesse, che svolgesse queste funzioni. Probabilmente ne esistono anche di altri produttori, però al momento, per mia ignoranza, diciamo che non lo so. Comunque, concludiamo la panoramica software, riapriamo il nostro pannello per accedere alle funzioni della periferica. Il secondo pannello sostanzialmente ci permette di rinominare e determinare i profili. Naturalmente, onboard sulla tastiera potremo avere fino a 5 profili, però ne potremo creare quanti ne vogliamo. Quelli successivi verranno salvati sulla memoria del computer, e poi, quando avremo la necessità di caricarli, dovremo appunto spostarli nella memoria della tastiera. E per quanto riguarda la registrazione delle macro, invece, è sempre molto intuitivo, come il funzionamento è molto simile alla recensione che avevo fatto sul mouse, sempre della CM Storm, il CM Storm AVOC. Sostanzialmente dovremmo definire il nome di una nuova macro, la chiamo Ciao per comodità, dico nuovo, e poi premere il pulsante Registra. E a questo punto ci vengono offerte delle possibilità sui tipi di latenza tra un tasto e l'altro che digiteremo. Adesso faccio 0 delays, premo ciao, quindi stoppo la registrazione, salvo, e la macro è salvata, e a questo punto non bisognerà fare altro che
sostanzialmente assegnarla a un tasto. E bene, direi che con questa panoramica sul software ho detto pressoché tutto, poi naturalmente sta a voi personalizzare la vostra tastiera, nel caso la voleste comprare naturalmente, come più preferite. Eccoci arrivati alla fase conclusiva di questa recensione riguardante la CM Storm Trigger Z. Dopo infatti aver testato la tastiera per diversi giorni, possiamo ritenerci totalmente soddisfatti del prodotto. Diciamo che a livello di design, solidità e qualità dei materiali in plastica soft touch, questa periferica si posiziona a livelli molto alti. Direi che per la fascia di prezzo di circa 130 euro, questo prodotto può considerarsi un best buy per la sua categoria, gareggiando alla pari con prodotti ben più costosi. Una tastiera meccanica, infatti, con retroilluminazione e macro, in genere appartiene a una fascia di prezzo dai 150 euro in su. Mi sento tuttavia di fare un paio di osservazioni, in primo luogo nei confronti di voi utenti. Se infatti non consideraste le macro come una funzione essenziale, allora vi posso consigliare di basarvi su una tastiera leggermente più economica, se volete passare naturalmente a una tastiera meccanica, come ad esempio può essere la CM Storm Quickfire Ultimate che avevo prima, oppure potrebbe essere una Corsair K70, giusto per farvi un esempio anche di un altro produttore e per non essere troppo politicamente corretto. E inoltre però mi sento anche di segnalare un piccolo difetto che non appartiene alla periferica in sé, ma appartiene al fatto che almeno non sono riuscito a riscontrare alcun tipo di supporto manuale per questa tastiera e tutte le funzioni ho dovuto cercare di scoprirle da solo, magari documentandomi su Google o procedendo un po' per tentativi, e soprattutto anche l'idea di switchare tra i vari profili passando premendo il tasto FN 1, 2, 3, 4, 5 ad esempio, oppure la registrazione delle macro. Tutte funzioni che insomma non sono particolarmente immediate se non si sa che combinazioni di tasti premere almeno. E lo stesso riguarda naturalmente per le impostazioni del software che nonostante molto semplice e molto potente, però almeno un PDF da scaricare anche in inglese diciamo che sarebbe gradito per avere un rapido accesso a tutte le funzioni. Detto questo, ho concluso la recensione, spero che il video vi sia piaciuto e colgo l'occasione per ringraziarvi, vorrei veramente ringraziarvi uno a uno per i feedback che ci mettete, per come partecipate. Insomma, vi ringrazio veramente perché senza il vostro supporto questo canale naturalmente non potrebbe esistere, non avrebbe soprattutto senso di esistere. E inoltre però mi sembra anche giusto ringraziare Cooler Master che per la prima volta ci ha permesso di recensire un sample che ci ha inviato gratuitamente. Insomma, per noi è stato un onore perché è comunque una sorta di riconoscimento nei nostri confronti. Comunque, ora chiudo e vi mando un saluto a tutti da Valerio.